Daddy Shark. Daddy Shark. Daddy Shark. Grandma Shark. Grandma Shark. Grandma Shark. Grandma Shark. It's the end. It's the end. It's the end. Quello posteriore, spingiamo avanti. Buongiorno, puntata del sabato di Buongiorno Fitness. Siamo ancora alle prese con la difesa personale, è proprio il caso di dire alle prese, perché è tutta una questione di presa, di movimento. Interrompiamo il maestro Alessandro Simone che fa lezione ai suoi allievi. Buongiorno. Buongiorno. Dicevamo, abbiamo imparato in questi due giorni che non importa la consistenza fisica, il peso, perché anche una persona minuta può mettere KO un avversario molto più imponente, vero? Certo, sicuramente avere un'ottima preparazione dal punto di vista fisico e la conoscenza di determinate tecniche e di determinati punti su cui colpire abbassa notevolmente il divario che può esserci tra una persona minuta ed una fisicamente importante. Non a caso sono molte le donne, le ragazze che seguono i nostri corsi di difesa personale. E due ne abbiamo qui, Maristella e Alessia, e poi c'è anche Simone, che sono pronti a sottoporsi, anzi a continuare la lezione che stavate svolgendo. Prego. Certo, adesso vedremo proprio delle tecniche dove andremo ad applicare quelli che sono proprio tutti i principi relativi alla difesa personale. Quindi avremo la cedevolezza, la capacità di reazione e la capacità di ogni singolo allievo di reagire in una situazione potenzialmente anche non conosciuta, all'improvviso, ok? Abbiamo Maristella, lavoreremo su una presa al collo con una mano singola, quindi con un tentativo di presa e percussione. Poi lavoreremo su una tecnica a due braccia e poi vedremo una difesa da presa al collo da posteriore, ok? È davvero impressionante vedere come una donna possa stendere a tappeto un uomo con tanta facilità. E adesso? Adesso vediamo un attacco multiplo su una, da schiaffo, e quindi con diversi tipi di difesa, sempre con un'entrata a freccia. L'entrata a freccia è una tipica entrata che si fa nella una disciplina che noi insegniamo, ed è il Krav Maga, una disciplina israeliana. La caratteristica di questa disciplina è proprio la capacità di reazione e la velocità con la quale poi si vengono a portare i colpi. Noi però ci fermiamo qui perché il nostro tempo è finito, ma possiamo comunque concludere dicendo che è uno sport adatto a tutti. Sì, tutti lo possono praticare. Chiaramente è sempre meglio iniziare da un'età giovane. Anche se con i ragazzi si deve fare un discorso completamente differente, ecco, perché i colpi vengono portati in un certo modo, quindi bisogna comunque avere la capacità di rendersi conto di quelle che sono le conseguenze delle proprie azioni. Grazie al maestro Alessandro Simone, grazie agli allievi Maristella, Simone e Alessia. La nostra trasmissione continua parlando di fagioli con il dottor Corrado Pierantoni, a tra poco dal forno Stella. It's the end!
Oggi arriviamo di corsa dal dottor Corrado Perantoni, dritti dalla palestra. Guarda, buongiorno, sei l'esempio vivente del benessere, questo fare. Questo bisogna fare. Grazie, muoversi, però che saper mangiare. Però queste cose mi piacciono, io ringrazio il complimento. Ma queste sono cose ottime che devono piacere a tutti. Parliamo dei fagioli oggi. Oggi vediamo i fagioli, che sono forse il legume più importante, più rappresentato. E come tutte le leguminacee, deve far parte della nostra alimentazione. Poi questo è il periodo in cui questi legumi vengono fuori alla grande, fra un po' arrivano i barlotti, insomma, grande quantità, grosse proprietà per quanto riguarda questi prodotti. Si mangiano con la pasta, con il riso, con i carboidrati in genere? Allora, sono proteine, hanno proteine importanti, gli mancano due aminoacidi essenziali. Questi due aminoacidi vengono compensati proprio dall'unione dei cereali, quindi della pasta, del riso, che va a rendere la pasta e fagioli, il riso e fagioli, rende questo piatto un piatto nobile, un piatto completo, ricco di tutti quanti gli aminoacidi, quindi proteine importanti. Peraltro, fibre idrosolubili, anche queste vanno a migliorare la glicemia postprandiale, quindi migliorano, non fanno alzare, soprattutto per chi soffre di diabete, non fanno alzare questo picco glicemico, altra cosa fondamentale di questo piatto bello anche da vedere. Come vedi, si può preparare in molti modi, qua lo vediamo in insalata, si può cuocere, le proprietà rimangono immutate, sia cotti che crudi, insomma. Ringraziamo il Forno Stella per questi colorati piatti a base di fagioli. Il fagiolo sì. aggiunge alla, in questo modo aggiunge anche i colori, no? Sì, Mira, certo. I colori che diciamo sempre. Sì. Questo è un piatto colorato ricco di antiossidanti, ricco di proprietà che servono al nostro corpo. I colori sì, perché i colori ogni giorno ne vanno assunti almeno tre. Almeno tre. Bene, questo ricordiamolo sempre. E il fagiolo può sostituire le proteine animali? Direi di sì, anche se non ha, come detto prima, per la mancanza di quei due aminoacidi, da solo tutte le proprietà, e soprattutto il ferro contenuto nei fagioli non è un ferro assorbibile tanto quanto quello della carne. Per cui fagioli, legumi sì, però non solo legumi come proteine, almeno per quanto riguarda un consiglio che posso dare io. Quanto spesso dobbiamo mangiarli? Dipende dal grado di digeribilità di questi, dal grado di chi li mangia. Diciamo che sono un pochino aerofagici, per cui qualche problema possono procurarlo, soprattutto in chi soffre di colon, ma se non si hanno problemi, una volta si mangiavano anche tutti i giorni, per cui si possono mangiare anche più volte durante la settimana. Il nostro nutrizionista è un appassionato d'arte e sappiamo che c'è un collegamento tra i fagioli e un'opera d'arte in particolare. Allora, diciamo che l'opera d'arte che rappresenta i fagioli e che rappresenta la storia del fagiolo, sia prima che dopo, ne è una iniziale e una finale. Io dico che la storia del fagiolo si può riassumere se guardiamo l'opera del Carracci, che è il mangiatore di fagioli, che è del 1500. Che si vede quest'uomo che mangia, il contadino che mangia i fagioli con molto gusto, e l'opera successiva per l'effetto dei fagioli è l'urlo di Munch, che vi invito a vedere, ed è l'effetto del fagiolo dopo essere stato mangiato. Speriamo che non sia il vostro caso, però vi invitiamo a mangiare i fagioli perché, come ci ha detto appena il dottor Perantoni, sono salutari. Noi vi auguriamo un buon weekend, ci vediamo lunedì a Buongiorno Fitness. Ciao! It's the end.